qualcosa che non si promuovere un momento di incontro con i nuovi iscritti per costruire un confronto con giovani professionisti nell'ambito del dibattito sui temi cruciali della professione dell'ingegnere. È nata così l'ingegneria, l'arte di realizzare l'impossibile, una giornata di incontro organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila come benvenuto per i neoiscritti. Un momento di contaminazione tra gli esperti e le nuove generazioni per costruire una squadra di giovani talenti come nella migliore tradizione della categoria che potrà poi supportare lo sviluppo e la ricostruzione del territorio. L'ingegneria come opera d'arte dà forma a ciò che non esiste ed è in grado di realizzare l'impossibile. Ma per raggiungere questo obiettivo occorrono estro, determinazione e conoscenza delle norme, quei principi che l'Ordine degli Ingegneri intende trasferire ai professionisti del futuro. Alla cerimonia di benvenuto per i neo iscritti ha partecipato tra gli altri Paola Inverardi, la rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila, Pierluigi De Amicis, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila, Armando Zambraro, il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri e Giovanni Legnini, già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.